Buonasera a tutti voi amici sportivi, ben ritrovati per la settima puntata stagionale di Domenica Replay. Questa sera non possiamo commentare la partita della Lucchese perché la Lucchese non ha ancora giocato. Lo farà domani sera, lunedì, nel Monday Night contro la Virtus Entella. Questo è il servizio di presentazione. È la tredicesima anticipata di un mese, ma qui parliamo solo di giornata calcistica. Bene per la Lucchese aver vinto e superato il turno in Coppa Italia, sfatando anche il tabù SPAL. Si sa che le vittorie alimentano morale e autostima nei propri mezzi. Adesso però, e ne converrete, 40 giorni dopo l'ultimo successo, 30 settembre 3-0 al Pineto, la quaresima deve finire. Urge ritrovare i tre punti anche in campionato. Non sarà affatto semplice perché lunedì sera calerà al Porta Elisa la lanciatissima Virtus Entella di Fabio Gallo, che senza alcun dubbio, risultati docet, è la squadra più in forma del campionato. Eppure i rossoneri di Gorgone devono provare a graffiare. Lo esigono il morale, ma soprattutto una classifica che, se non è preoccupante, poco ci manca, e al netto del recupero con la Juventus Next Generation. Ci vorrà una grande Lucchese. Out Fedato e Visconti, resta forte il dubbio Benassai. Proviamo a snocciolare la Lucchese del Monday Night. Gorgone dovrebbe insistere col 4-3-3 con Chiorra in porta, Alagna, Merletti, Tiritiello e De Maria in difesa, Tumbarello, Gucher e Cangianiello, cerniera mediana, Guadagni e Russo a supporto di Magnaghi. Il pallone racconta che il 6 aprile scorso la Virtus Entella calò baldanzosa sul prato spelacchiato del Porta Elisa, fresca dell'aggancio al vertice sulla Reggiana e con il destino della B nelle proprie mani. Ma quella squadra mostrò quello che in chiave tennistica potremmo definire braccino corto. Ne sortì una partita nella quale i liguri parvero contratti, quasi spaventati dalla possibilità di cogliere tale prestigioso traguardo. Finì 0-0 e la Reggiana ne approfittò per balzare di nuovo in groppa e in modo definitivo al campionato. Lunedì sera sarà ancora Lucchese Virtus Entella e stavolta il tiepido profumo della primavera, ahi noi, è ancora lontano e con un inverno di mezzo. E prima di sentire Gorgone, che come sempre ha parlato alla vigilia, ricordiamo che il recupero dell'ottava giornata tra Lucchese e Juventus Next Generation si giocherà mercoledì 6 dicembre alle ore 16:15 allo stadio Porta Elisa. Allora il tecnico della Lucchese Gorgone alla vigilia della sfida con l'Entella. È stata una gara dispendiosa per la durata, 120 minuti, e comunque sia una gara impegnativa. E lunedì c'è anche il tempo per recuperare, quindi ci aspetta una gara ovviamente impegnativa contro una squadra in netta ripresa come l'Entella, e noi ci prepareremo ad affrontarla nel miglior modo possibile. Fisicamente, dopo la partita di Ferrara, ovviamente un po' di scorie ci sono, però abbiamo ancora, c'è oggi e domani per recuperare e per preparare la partita. Certo, è una gara importante per tutto, per la consapevolezza, per i punti, per la classifica, per il blasone della squadra che incontri, quindi è una partita da affrontare con grande attenzione, però con grande coraggio, perché altrimenti se inizi a avere timore di alcuni momenti negativi diventa difficile, quindi i momenti negativi arrivano, passano, speriamo, velocemente, e ci aspettano adesso due gare molto importanti, impegnative, Entella e Cesena, però iniziamo a pensare a questa. Questo dunque Gorgone, si è giocato invece in Serie D. Abbiamo seguito in particolare la gara di Altopascio, dove il Tau ospitava il Poggi Bonsi. Vediamo com'è andata. Giornata uggiosa, come cantava Battisti, tipicamente novembrina al comunale d'Altopascio. Spirano venti di grandezza però sul Tau, che deve rinunciare al portierino di Biagio, al suo posto il coetaneo di Cicco. Venturi propone due novità rispetto a Figline Valdarno, Dianose e Manetti. Il Poggi Bonsi consegna la lista con discreto ritardo, sono i dubbi di mister Calderini. Tau quarto in classifica con 18 punti, giallorossi senesi sono a quota 10. Tau in completo bianco. Dopo una breve fase di studio allo scollinamento del quarto d'ora, i padroni di casa si portano in vantaggio con Dianose sugli sviluppi di un angolo, mischione da mucchio selvaggio in area senese, finché il pallone non giunge tra i piedi del 25enne nigeriano, che uccella così il portiere Pacini. È la prima rete stagionale per Dianose. Dura un battito di ciglia al vantaggio altopascese, visto che gli ospiti pervengono al pareggio. Bella azione sulla sinistra dei giallorossi con un cross sul secondo palo che taglia fuori tutta la difesa. Dall'altra parte sbuca Marcucci, che fa centro con un piattone abbastanza comodo. Tutto da rifare per il Tau, che non morde più come nella fase iniziale. La partita si trascina così in modo stracco fino all'intervallo. Si spera in un secondo tempo migliore. E in effetti, in avvio di ripresa, la squadra di Venturi spinge con più determinazione. Capparella serve Malva, il cui diagonale viene respinto coi piedi
piedi dal portiere Pacini alla Garella. Subito dopo ancora Tau, bellissimo e ben calibrato il cross di Antoni dalla sinistra per Bruzzo, che di testa mette fuori un soffio. Pressione fortissima del padrone di casa, Manetti converge e lascia partire un tiro a giro sul quale Pacini ancora si esalta deviando in angolo. Al 14° Dianoso impazza sulla tre quarti e Mencagli interviene così con questo bruttissimo fallo. L'arbitro Garbo di Monza lo espelle. Poggi Bonsi in 10. Addirittura prodigioso Pacini, di gran lunga il migliore in campo, sul colpo di testa ravvicinato di Odianose. Ora è una sedia a forte pasce. Improvviso però il vantaggio degli ospiti con Gucci al 36, una rete che rischia di rovinare la giornata degli Amaranto. Ma 50 secondi più tardi Andolfi rimette subito le cose a posto per un Tau che non demorde. Sesta rete stagionale per il numero 32 maglia bianca. Nel finale ancora attacchi del Tau che però non sortiscono la rete della vittoria. Finisce 2-2, che sta decisamente stretto e lascia l'amaro in bocca alla squadra di Venturi, attesa domenica prossima dalla trasferta sul campo dello Sporting Trestina. E allora andiamo subito a sentire due tecnici, Venturi per il Tau e Calderini per il Poggi Bonsi. Rimpianti ce ne sono tanti. Direi sono due punti persi in maniera netta, perché comunque abbiamo preso due gol sugli unici due tiri in porta praticamente che abbiamo subito, e il portiere loro ha fatto almeno 3-4 paratoni clamorosi, abbiamo creato tanto e purtroppo se la palla non va dentro poi insomma è normale avere rimpianti, quindi c'è poco da dire su questa partita, l'abbiamo condotta dall'inizio alla fine, sempre noi, anche in parità numerica, e c'è solo da analizzare come abbiamo preso gol, che sono stati, insomma, c'è stato qualche errore, e però poi più di questo era difficile farlo, se non buttarla dentro, ecco, perché poi non possiamo prendere due gol, però è anche vero che abbiamo avuto almeno oltre quelli che abbiamo segnato, 5-6 occasioni abbastanza clamorose, dove Pacini insomma ha fatto delle parate anche direi notevoli, e quindi direi che la partita si racchiude su questo. Ecco. È un pareggio credo alla fine meritato per quello che la squadra ha potuto fare e per come è andata la partita, perché comunque in ogni caso il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, e dove tutte e due le squadre hanno cercato di gestire bene le situazioni in campo sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Per quanto riguarda il secondo tempo è chiaro che la supremazia del Tau è stata evidente, ma nel momento in cui siamo andati in 10 ovviamente noi abbiamo dovuto per forza abbassarci e loro hanno preso ovviamente campo, hanno creato alcune situazioni pericolose, però devo dire che la squadra aveva reagito bene e abbiamo trovato anche il gol, peccato che abbiamo preso gol subito, ecco. Andiamo allo Zecchini di Grosseto, dove era di scena il Ghivi Borgo che cercava l'ennesimo colpaccio. L'urlo stavolta non è soffocato, anzi si libera nell'area novembrina di Grosseto. Gianni Riccobono con una zampata all'ultimo respiro regala al Grifone il terzo successo consecutivo, che conferma l'ottimo momento della squadra biancorossa. Bonucelli decide di confermare il 3-4-2-1 con Schiaroli rientrato dalla squalifica centrale e Cretella sul centro-sinistra. In mezzo al campo Bensai e Sabelli, Giustarini e Rinaldini sono i tre quarti dietro a Marzierli davanti. In panchina Riccobono non al meglio. La prima occasione del match arriva dopo tre giri d'orologio con Bensaia che ci prova dal limite, palo esterno. Il Grosseto si rende nuovamente pericoloso con una punizione insidiosa da lontano di Schiaroli che Becchi riesce a respingere. All'ottavo giunge nuovamente alla conclusione Bensaia, Becchi respinge sulla ribattuta, Marzierli appoggia in gol, ma il guardalinee aveva già sbandierato il fuorigioco. Identica situazione all'11° dall'altra parte, con Raffaelli bravo su Campani, il secondo assistente pronto a sventolare sul tapin di Carcani l'offside. Dalla punizione successiva nasce il gol del vantaggio, Rinaldini salta un avversario e mette in mezzo di sinistro, Marzierli anticipa tutti e batte Bocchi per il suo sesto gol in campionato, il nono in stagione. Non c'è un attimo di tregua e un giro d'orologio dopo Sabelli calcia da fuori, bravo Becchi a mandare in angolo, minuto 26 ed ecco il pareggio del Ghivi Borgo. Lancio dalle retrovie per Tommaso Carcani, la difesa biancorossa reclama l'offside, la bandierina resta giù e il numero 18 lucchese batte Raffaelli. Dopo una mezz'ora di fuoco la partita scende in intensità fino al 44esimo quando un diagonale di Marzierli si infrange sul piede di Becchi.
Al primo dei due minuti recupero Marzierli, prima reclama per un tocco di mano in aria, poi ci prova in rovesciata, ma il portiere avversario blocca, e l'ultima emozione di un primo tempo spettacolare che termina 1-1. La ripresa si apre con due gialli per il Grosseto, prima Bensai e poi Giustarini, sono proprio loro due a confezionare la prima palla gol del secondo tempo, con il centrocampista che verticalizza sulla seconda punta, la spaccata del numero 7 finisce fuori. La ripresa è decisamente più noiosa dei primi 45 minuti, almeno fino al rientro in campo di Niccolò Rotondo, che prende il posto di Rinaldini e si affianca a Marzierli. Al primo dei sei di recupero parte il delirio finale, con Arcuri che ha sul sinistro il pallone del 2-1, Vecchi è strepitoso e manda in angolo. Sul corner successivo Bruni stacca sul primo palo più in alto di tutti, ma ancora il portiere Alghivi Borgo dice no. Neanche un giro d'orologio dopo il Grosseto trova il gol vittoria, colpo di testa su una seconda palla, Sabelli tocca quel tanto che basta il pallone per smarcare Ricco Bono, il numero 11 è lestissimo a superare l'incolpevole Vecchi. La partita non è ancora finita, un'uscita a vuoto di Raffaelli rischia di regalare il gol del pari al Ghivi Borgo, ma il colpo di testa di Poli colpisce il palo. Al triplice fischio è 2-1 Grosseto, i biancorossi volano a quota 23 in classifica e si mantengono a meno 4 dalla pienese capolista, anche se con una gara in più degli amiatini. Lelli è squalificato, allora a fine partita per il Ghivi Borgo ha parlato il suo vice Scarci. No, complimenti ai ragazzi, in primo luogo perché ci hanno messo tanto coraggio, che gli avevamo richiesto tanto coraggio nel giocare, e complimenti anche al portiere perché ha avuto anche lui tanto coraggio a giocare. Noi proviamo sempre a giocare, poi le partite si mettono in un modo o nell'altro, e abbiamo avuto coraggio tutta la partita secondo me nel cercare di giocare. Noi siamo soddisfatti per la prestazione dei ragazzi, i ragazzi sono stati bravi, sono stati coraggiosi, è quello che gli avevamo chiesto, quindi siamo soddisfatti. Continua a volare il Seravezza, andiamo subito a vedere le immagini con le reti che hanno caratterizzato la partita del buon riposo tra Seravezza e Sporting Trestina, padrone di casa che si portano in vantaggio al 50esimo nella ripresa, con questo, al quinto della ripresa, con questo calcio di rigore trasformato, indovinate un po' da chi, dal solito implacabile bomber Benedetti. Il Trestina però è squadra pericolosa e addirittura in pieno recupero, come vediamo, con Gramaccia trova il gol del pareggio, ma al 96esimo ancora Benedetti per l'urlo di gioia dei tifosi del Seravezza. Seravezza, poi vedremo la classifica, che continua a volare. Ci spostiamo ad Orvieto, dove invece era di scena l'altra squadra versiliese, ovvero il Real Forte Querceta. È un avvio di stagione davvero molto difficile per la squadra adesso allenata da Francesco Buglio, che va sotto anche in questo caso in avvio di secondo tempo per questa deviazione sul cross dalla sinistra di Orchi. Orchi dunque al 56esimo porta in vantaggio gli Umbri. Il raddoppio, anche qui in pieno recupero, in contropiede al 96esimo, è firmato da Stampete. E vi abbiamo fatto vedere veramente tutto per quanto riguarda le nostre squadre del campionato di Serie D. Adesso andiamo a completare questa prima parte con i risultati e le classifiche di Serie D Eccellenza e Promozione. Serie D, undicesima giornata, Montevarchi Pianese 1-3, Gavorrano San Giovannese 1-0, Grosseto Ghivi Borgo 2-1, Orvietana Real Forte Querceta 2-0, Cenaia Figline 3-4, San Donato Tavarnelle Livorno 1-2, Seravezza Trestina 2-1, Taucalcio Poggibonsi 2-2, Sansepolcro Mobiliari Ponsacco 1-1. Vediamo brevemente la classifica per ricordare che la Pianese, nonostante una partita in meno, è al comando con 27 punti, molto bene Seravezza che è secondo con 25, le altre squadre della nostra provincia, il Taucalcio con 19, il Ghivi Borgo con 18 e poi abbiamo detto Real Forte Querceta purtroppo è ultimo con 4 punti. In Eccellenza, decima giornata, Cuoiopelli Tutto Cuoio 2-1, Fratre Sperignano Zenit Prato 0-3, Geotermica Camaiore, ritorna al successo del Camaiore con reti di Biagini e Geraci 0-2, Massese Castelfiorentino 0-0, Montespertoli Pro Livorno 1-1, secca sconfitta interna del River Pieve 0-3 col Fucecchio, Cecina Lanciotto Campi 3-1, Montecatini Ponte Buggianese 0-1, Cuoiopelli che balza da solo al comando con 20 punti, Perignano 17, Tutto Cuoio e Montespertoli 16, più indietro le nostre, River Pieve 11 punti, Camaiore a 10 con il Lanciotto Campi. Ed infine la promozione,
Lampo Meridien Casalguidi 1-0, Real Ceretese Pietrasanta 1-2, giocata sabato, Pietrasanta vince in rimonta con reti di Tragni e Falorni. Alleanza Giovanile Monsummano 0-1, l'Arcianese Pie Fosciana 2-0, Castelnuovo Maliseti Siano 1-0, un autogol dal successo è giallo-blu. Lunigiana Pontremolese Luco 1-0, San Marco Avenza Viareggio 0-3, fortissimo il Viareggio, doppietta del solito Brega e Fazzini. Settimello San Piero Assieve 0-2, riposava il Viaccia, Viareggio in testa assieme al San Piero Assieve con 21 punti, Lunigiana 20. Vediamo la posizione delle altre lucchesi, Castelnuovo a centro classifica con 14 punti, il Pietrasanta ne ha 12, il Pieve Fosciana chiude con 2 punti. Si chiude qui anche la prima parte di Domenica Replay, adesso una breve pausa e poi torniamo nella seconda parte con tutti gli altri sport e gli argomenti della giornata. E ben ritrovati, seconda parte di questa settima puntata stagionale di Domenica Replay. Dopo aver parlato abbondantemente di calcio nella prima parte, adesso ci occupiamo di tutte le altre discipline. Cominciando dall'atletica, il keniano Osea Kisorio Kimeli, lo vediamo in questa foto, per 10 anni colonna della Virtus Lucca, ha vinto questa mattina la maratona di Ravenna, coprendo la distanza in 2:17:10. Kisorio ha preceduto i due etiopi Leghesse e Tefera. Quella in terra romagnola, tra l'altro, potrebbe essere stata anche l'ultima gara in Italia del 33enne forte atleta africano, che ricordiamo detiene il record della Lucca Half Marathon in 1:01:59. Sempre a Ravenna, ma sulla mezza maratona femminile, successo della ruandese del gruppo sportivo Recchiella, Clementine Mukandanga, che si è imposta in 1:10:48. Passiamo alle vicende della pallavolo femminile, le nostre due squadre principali, luci ed ombre. Le ombre sono quelle di una Nottolini estremamente deludente, priva di idee, battuta sabato sera a Roma dall'X Santa Lucia, che si è imposto per 3-1. Una compagine romana che non è parsa così forte, ma che ha approfittato della prova scialba in colore della squadra di coach Mary Malucchi, parziali a favore delle laziali, 25-19, 27-29, 25-20, 25-16. Come ha confermato a fine partita il direttore sportivo Ronzo Miccoli, adesso in casa Nottolini bisognerà fare una profonda riflessione nelle prossime ore. Ricordiamo anche il prossimo impegno della squadra capannorese, sabato 18 novembre alle 21, al Palapiaggia contro il Volley Clementina Ancona. Sicuramente un avvio di campionato meno confortante di quanto si potesse sperare, anche se quella della Nottolini 23-24 è una squadra allestita, come suol dirsi, in prospettiva, si vuole aprire un nuovo progetto. Molto bene invece, scendendo in B2, il Versilia Pietrasanta, che con una splendida prova ha vinto 3-0 sul campo delle Umbre dell'Autostop Trestina. La squadra di Enrico Stefanini, che tra l'altro tra poco sentiremo, si è imposta con eloquenti parziali a favore appunto delle biancoazzurre, 25-18, 25-21, 25-22. È stata una trasferta lunga, abbiamo visto il punto, l'ultimo punto, quello decisivo, una trasferta lunga ma molto foriera di soddisfazioni. E adesso tra l'altro sabato prossimo in casa il Versilia Pietrasanta affronterà niente meno che la capolista Rinascita Firenze, con un sogno nel cassetto. In caso di vittoria, infatti, potrebbe esserci addirittura il primo posto in classifica per una squadra che, ricordiamo, è una squadra neopromossa in B2. Ma sentiamo a fine partita la soddisfazione del coach del Versilia Pietrasanta, Enrico Stefanini. Sì, sicuramente una vittoria importante, perché la trasferta è lunga, è stata difficile. Trestina è stata una squadra che, quando abbiamo lasciato giocare, ci ha messo molto in difficoltà, come l'inizio del primo set e buona parte del terzo set. Sì, sì, abbiamo fatto meglio rispetto alla partita scorsa, non ancora bene, ma direi che sono contento della prestazione, soprattutto quando le cose sono messe male nel terzo set. Siamo stati bravi a chiuderlo portandoci di nuovo un vantaggio. Sì, piano piano stiamo costruendo mattoncino su mattoncino questa squadra e soprattutto l'amalgama di squadra. Stasera è andata sicuramente molto meglio, ci siamo presi responsabilità nei momenti che andava chiusa la partita. E noi dobbiamo puntare a vincere una partita alla volta e pensare solo al nostro cammino, dobbiamo salvarci nel miglior modo possibile, poi tutto quello che verrà di più sarà tutto ben accetto.
Lasciamo le vicende della pallavolo e passiamo a quelle del basket, cominciando dalla Serie C unica regionale, campionato maschile. Nulla da fare per il Bama Altopascio, battuto in modo piuttosto netto, 77 a 59 a San Sepolcro dalla locale formazione dei Dukes. Rosa-blu convincenti in avvio di partita, il primo quarto lo avevano chiuso avanti 24 a 20, ma poi hanno subito il ritorno del padrone di casa che all'intervallo lungo erano già avanti 41 a 34. Decisivo il terzo quarto dove la squadra di casa dei Dukes allungava fino al più 15. Da segnalare 21 punti di Niccolò Mencherini. Altopascio ha pagato senza dubbio anche l'infortunio di Baroncelli. In tal senso dobbiamo dire che la squadra del presidente Sergio Guidi non è mai stata particolarmente fortunata. Adesso la possibilità di riscatto passa domenica prossima, 19 novembre, dalla gara interna che si giocherà alle ore 18 al Palapertini di Ponte Buggianese contro l'US Livorno. US Livorno che ha 8 punti in classifica contro i 4 del Bama. Un Bama dunque che insomma sembra un po', anzi decisamente in difficoltà in questa fase d'avvio della stagione. Chi invece vola, e passiamo alla Serie B femminile, è la squadra delle Mura Spring, che è andata a vincere anche in modo importante, in modo autorevole, sul campo del Pontedera, riscattando anche la sconfitta che aveva subito a settembre in Coppa Toscana. Qui abbiamo preparato un servizio. Anche a Pontedera le Mura Spring ha troppo sprint e vola ancora nella Serie B femminile di basket, mettendo in carniere un'altra vittoria in quella che era la terza trasferta consecutiva. Punteggio pieno 6 su 6 in attesa dei recuperi. Pronti via e Tessaro e Fiedorenko mettono subito in chiaro le intenzioni. Il primo quarto vede le ospiti in vantaggio, secondo quarto che si apre con una buona reazione delle pontederesi. La Capodagli, molto temuta, riporta in scia le padrone di casa che riescono a portarsi anche avanti sul 21 a 19, sarà l'unica volta nella partita. Serie di sorpassi e controsorpassi, ma le Spring va all'intervallo lungo sul 24 a 35. A rientro le biancorosse riescono a gestire la gara, un altro break 0-6 che di fatto chiude il match sul 31 a 48. Nel finale le Spring gioca con scioltezza e finisce per incrementare il vantaggio con buone soluzioni offensive fino al 41-68 finale. Soddisfazione per il coach Luca Biagi che vede la sua squadra crescere notevolmente. Adesso finalmente si torna a casa. Mercoledì prossimo ore 21:15 al Palatagliate il primo dei due recuperi contro la PL Livorno. Poi ci sarà anche quello con il Golfo Piombino. Avversario tosto e scorbutico il team lavronico, ma questo le Mura Spring ha fame ed entusiasmo e pare davvero intenzionato a volersi regalare un magnifico 7 belle. Dicevamo della soddisfazione del coach Luca Biagi, allora andiamo a sentirlo. Sì, infatti diciamo che i primi due quarti è stata una partita abbastanza equilibrata, dove noi a un certo punto avevamo preso un piccolo vantaggio di 7-8 punti, ma loro ci avevano ripreso. Poi gli ultimi tre minuti del secondo quarto sono stati decisivi, con una grossa pressione difensiva, abbiamo alzato l'intensità e è stato fatto quel parziale che poi dopo ce la siamo portato dietro e al ritorno da spogliatoi l'abbiamo incrementato, si è allargato il divario con buone giocate e sinceramente piano piano si è diventato un po' tutto più fluido anche l'attacco e abbiamo trovato buone soluzioni. Chi promette di vivere una stagione da protagonista, ma forse lo si poteva già intuire dopo la sontuosa campagna acquisti, è l'Hockey Forte dei Marmi. C'era questo classico del sabato sera sul campo della, sulla pista dell'Amatori Lodi al Pala Castellotti. Ebbene, il Forte ha dimostrato ancora una volta la sua forza. Sicuramente c'era grande attesa per Amatori Lodi e Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte, non le ha tradite perché entrambe hanno giocato a viso aperto per il campionato di Serie 1 di hockey su pista. Hanno vinto i rossoblu di Alessandro Bertolucci per 3-1. A decidere il big match il bomber della Serie 1 con 16 reti e Federico Ambrosio, autore di tutte e tre le reti rossoblu, una in contropiede, una sfruttando un rimpallo e schiacciando al volo la pallina ed una in power play servito direttamente da compagno.
un trittico che fa felice il popolo versiliese, a cui può ambire alla vetta già mercoledì nel primo dei due recuperi sul parquet del Montebello posticipo first. I giallorossi di Pierluigi Bresciani hanno tenuto testa ad un team più blasonato, ma è mancata ad un certo punto la risposta dopo il 2-1 del Forte. Erano passati in vantaggio i locali con Giovannetti, uno degli ex, assieme ad Antonioni e il tecnico lodigiano. Poi il pareggio di Ambrosio per l'1-1 parziale del primo tempo e poi nella ripresa si è scatenato il bomber. Mercoledì, come i rossoblù, tornerà in pista anche il Lodi, ospitando il Sarzana. In testa della classifica ancora il Trissino con 17 punti. E chiudiamo con il tennis, intanto per dire che purtroppo il sogno di Jasmine Paolini e della nazionale italiana di tennis è sfumato in finale contro il Canada. Nel primo singolare la sconfitta di Martina Trevisan, che si è fatta prendere anche da una grande emozione quando sembrava in grado di poter vincere il primo set. Nel secondo singolare Jasmine Paolini, che finora aveva vinto tutte le gare contro la Francia, contro la Germania e contro la Slovenia, nulla ha potuto contro la fortissima canadese Leila Fernandez, una che ricordiamo è stata finalista agli US Open nel 2021, 6-2, 6-3, il punteggio con cui la Fernandez ha battuto la Paolini, quindi la Billie Jean King Cup va al Canada. Tra l'altro, a causa dell'impegno di Jasmine per quanto riguarda il Tennis Club Italia Forte dei Marmi, la squadra femminile impegnata in A1 ha rinviato a giovedì 16 la partita in casa contro il Sud Tirol, mentre la squadra maschile del Tennis Italia ha vinto 5-1 lo scontro diretto con il Crema, e questo permette agli uomini di Marrai di conservare ancora speranze e possibilità di accedere alle semifinali Scudetto. È tutto per quanto riguarda questa settima puntata stagionale di Domenica Replay. Vi ringrazio per averci seguito, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma. Marco Cervelli in regia, appuntamento a domenica prossima, sempre alle 21:45. Buonasera.